mettono anche loro a alimentare l'applauso. Un'altra volta il sipario scopre Duran Duran pronti e presenti qui sul palcoscenico dello studio P1. Questa volta l'intervista è con, o meglio, la domanda secca è con Nick Rhodes, il tastierista, e riguarda i video, ovvero l'importanza che questi video hanno per loro e soprattutto da cosa nascono. Well, your videos appear to be an important part of your music. Where does your original concept come from? Well, videos have been very important to us, really, in the growth of the band. Yeah. But first comes our music. Yeah. And from the music, we take maybe one idea from a song and sort of develop that ourselves into a visual project. Then we take it to a director who will just take it that little bit further and film it. Ecco, appunto, specificava Nick Rhodes che l'importanza è soprattutto per la musica, e quindi dalla musica derivano i video, anche se loro gli dedicano una parte importante del loro lavoro. Cercano di sviluppare un aspetto di questa canzone e quindi lo portano, questo aspetto, dal direttore, dal regista di turno, e insieme sviluppano l'idea originale fino a formare il video finito. Questo per quanto riguarda il video. Invece ora parliamo di musica. Is there something I should know? Ovvero c'è qualcosa che vorrei sapere, è il brano di questa volta. Nick Rhodes, Duran Duran. Is there something I should know? Nuclear war. There's a dream that strings the